Cusano News 7. Oggi parliamo di sport dilettantistico, della bellezza di partecipare, parafrasando De Coubertin che diceva l'importante è partecipare. Lo sport dilettantistico che è quello che permette a milioni di persone di godere della gioia di stare insieme, oltre che di tenersi in forma. E per fare questo abbiamo un ospite, Sergio Gattulli dell'ASLA Genova, presidente di ASLA Genova. Non so se è collegato con noi, eccolo, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Allora, ASLA Genova è un'associazione di sport dilettantistico che ha ben 30 anni di attività. 30 anni sono tantissimi. Come siete riusciti a sopravvivere così a lungo? Passione. Mera e pura passione. Metterci il cuore e l'anima. Ecco, il cuore e l'anima. Il cuore e l'anima, ma anche dei campionati veri e propri a cui voi partecipate. Sì, è nato tutto 30 anni fa, appunto, da fare la squadra amatoriale, giocare a 7. Si è aderiti come federazione all'ICS, nel quale siamo cresciuti fino a quest'anno, fino a 30 anni. Si è cominciato appunto con i campionati a 7, perché allora non esistevano ancora il campionato a 11 in quella federazione. Poi, una volta passati, inaugurati, diciamo, l'ICS di Genova e il campionato 11, siamo passati a fare un campionato, a fare il salto di qualità. E lì abbiamo continuato ininterrottamente fino a 5 anni fa. Poi, un po' per trovare anche delle motivazioni nuove, qualcosa di nuovo, provare cambiare un po', siamo passati con la squadra, quella principale, diciamo, quella A11, siamo passati nel campionato misto. Mentre invece con la squadra A7 abbiamo continuato fino all'anno scorso nel campionato, appunto, in ICS, però continuando con la squadra A7. Sì, Sergio, purtroppo abbiamo qualche problema di audio nel collegamento, spero che i telespettatori abbiano sentito correttamente tutte quante le tue parole. Ecco, come stanno andando questi campionati e poi chi vi partecipa oltre a voi? Diciamo, noi sono, diciamo, vabbè, se puoi ripetere la domanda. Sì, dicevo, chi partecipa oltre a voi a questi campionati? Quali sono le squadre che stanno partecipando? Sono squadre che alle volte possono essere realtà, diciamo, aziendali, però più che altro sono, diciamo, siamo nello stesso contesto, ecco, per cui sono un insieme di squadre. A volte possono essere anche una derivazione di squadre principali in FIGC, magari con un paio grosso. Allora, per poter giocare un po' tutti, hanno allargato le loro prospettive, per cui partecipano anche ai campionati a livello amatoriale. Ecco, ma questi campionati creano, immagino, anche delle amicizie, una forma Assolutamente, di solidarietà assolutamente. fra tutti quanti, anche con gli avversari, immagino. Il terzo tempo, tanto famoso nel rugby, penso che in questi campionati sia una prassi. Dipende alle volte dallo svolgimento delle gare, perché poi quando si va in campo nessuno va, Certo. lo dico per perdere, però poi Si vuole vincere sempre, questo lo capisco subentra benissimo. l'agonismo, e alle volte può capitare che si vada un po' sopra le righe. Però poi è capitato, soprattutto in una realtà come quella della mia squadra, c'è stato un sacco di ragazzi, 30 anni, ho visto passare veramente una marea di persone. E poi questi ragazzi, per un motivo o per l'altro, chi è andato a giocare in una squadra piuttosto che in un'altra, per cui li si rincontra da avversari, per cui poi sì, sono avversari ma mai nemici, mettiamola così. Sì, ma ecco, a proposito dei ragazzi, l'età dei partecipanti, dei giocatori è Ho detto giovanile o ragazzi, variabile? no, è un eufemismo, ragazzi.
nel senso, Bene. Vabbè, no, ma siamo perché tutti ragazzi, anche io sono sì, no, io sono un giovanissimo. bambino. No, dicevo che all'inizio, diciamo, i campionati amatoriali miravano più a un range più avanzato di età. Poi, con il passare del tempo, soprattutto negli ultimi anni, diciamo, l'età si è abbassata di molto. Ed è stata, diciamo, da un certo punto di vista anche una lamentela da fare verso le federazioni, perché se si parte col principio che si parla di un campionato amatoriale, per cui uno lavoro, la famiglia, eccetera, viene, cioè, non voglio dire che abbia per forza una quarantina d'anni, però magari non è più un giovanetto di primo pelo. E alle volte trovare una persona magari di 30-35 giocare contro uno di 18 che fa 3 volte tanto è un po' troppo impegnativo. Beh, Poi, ci sono vabbè. anche quarantenni come Ibrahimovic che poi giocano ancora in Serie A, però Sì. sono... Devo dire che da noi ultimamente ha giocato anche qualche ex giocatore di Serie A. Per cui Ecco, ma diciamo. faccio una domanda. Questo fatto dell'abbassamento d'età è dovuto al fatto che alcune società, alcune squadre, proprio perché tutti quanti, amatoriale che sia, vogliono poi vincere le partite, vincere i campionati. Scelgono, fanno una sorta di campagna acquisti e quindi portano dentro giocatori più giovani. Mettiamola così, l'interesse deve essere da tutte e due le parti, nel senso, più che altro conta la volontà del giocatore. Cioè, se un giocatore non decide di non andare più a giocare in FGC, ma andare a giocare nei campionati questi più amatoriali, è principalmente per una sua scelta. Anche perché a me è capitato di vedere un sacco di giocatori che sinceramente potrebbero anche giocare in categoria. Solo che per esigenze lavorative o perché magari non ce n'hanno voglia, gli allenamenti, una cosa o l'altra, magari poi finiscono per fare questo tipo di scelta. E questo crea delle disparità, perché parlava prima di lamentele che ci sono state. Sì, diciamo, perché ci sono delle squadre, diciamo, più o meno storiche che hanno lamentato in parte anche giustamente questa cosa qua. Ad esempio, porto un esempio, il campionato che facciamo adesso in Lispo. Viene chiamato e tradizionalmente il nome del lavoratore. Come dice il nome, è un torneo che parla di persone che hanno la loro attività, la loro vita e dovrebbero fare questa cosa qua per divertirsi, nel senso un po' di scarico, eccetera. Ci si trova a giocare contro dei ragazzi, come ho detto, che magari possono tranquillamente giocare in categoria. E questa cosa qua, ovviamente, persone che poi si devono trovare a rincorrere dietro a queste cose qua, diciamo, pesa con tutto quello che porta avanti la fatica che comporta portare avanti una società, perché determinate squadre, determinate società, anche storiche, è capitato che poi nell'arco del tempo, con questo ringiovanimento, probabilmente hanno dovuto dare forfè, non ci sono più, si sono dovuto sciogliere. Per ovviare a questo problema, per evitare che poi lo spirito decubertiniano di questi campionati venga meno proprio a causa di questi problemi, si stanno pensando agli aggiustamenti magari nei regolamenti per mettere ordine in questa situazione? Anche questa qui è una cosa che dipende dalla federazione, nel senso le federazioni sono loro che decidono, diciamo, quali sono le regole e i regolamenti. Nell'arco dipende dalle federazioni, ripeto, dove eravamo prima, anno per anno avvenivano degli aggiustamenti. Vedo che anche qua in WISP, anche qui si muovono, diciamo, in questo senso. Però per questo tipo di problematica non hanno ancora, diciamo, una soluzione. Ovviamente è anche giusto dire, cioè, se uno ha intenzione di giocare, cosa gli dici? No, non puoi giocare perché sei troppo giovane. È un po' pesante, nel senso, soprattutto i giovani hanno voglia di giocare. Questo qua, devo dire, non è solo una prerogativa dei giovani, perché poi ci sono anche quelli un po' più stagionatelli che dicono, se non gioco adesso, poi quando gioco? Devo scarpe al chiodo, per cui sono gli ultimi colpi, vorrei continuare a giocare. Per cui ci si trova sempre dal punto di vista societario tra l'incudine e il martello. Le federazioni, come ho detto, fanno quello che possono, nel senso, in base a quello che sono loro che decidono, diciamo, danno il regolamento.
Beh, ma l'augurio è che comunque lo spirito d'amicizia, lo spirito dello sport, quello che è il vero spirito dello sport, rimanga a prescindere poi dagli interessi e dalle vittorie o sconfitte anche a causa di differenze di età. E io ringrazio moltissimo Sergio Gattulli, spero che i piccoli problemi di audio non abbiano disturbato la ricezione dei nostri telespettatori. Grazie ancora e spero di riaverlo qui con noi prossimamente, magari per parlare della vittoria di un campionato. Magari non tra 30 anni, o Ah, magari speriamo un tra pezzo 30 anni. prima, certo. No. Se Non tra 30 anni siamo festeggiare ancora il qua, ben venga. sessantenario. Va bene, grazie ancora. Grazie a voi. Buona giornata. E allora, diciamo che oggi parleremo di sport dilettantistico. Sport e salute è stato invece lo slogan che ha animato un'iniziativa che si è conclusa qualche tempo fa a Milano e che ha portato nelle piazze italiane a giocare insieme e a sfidarsi sportivi dilettanti e campioni dello sport. Questa è la tappa finale di Più Sport Più Vita, il tour di sport e salute che ha portato lo sport in tutta Italia, da nord a sud, in 16 regioni, in 27 capoluoghi di provincia, per affermare il diritto allo sport di tutti e per tutti, senza distinzione economica, senza distinzione di censo. Lo sport deve essere un diritto fruibile da tutti i cittadini. E queste sono occasioni per entrare nelle case degli italiani, nelle piazze, nelle città, per affermare il diritto allo sport. Quindi oggi vediamo anche quanti giovani, quanti bambini ci sono. Questo è lo sport di base, ma anche la base dello sport. La base dello sport sono i giovani, sono le giovani generazioni. Sport e salute in questa fase storica vuole avere più praticanti, portare lo sport in ogni angolo del paese, più sport a scuola, ma soprattutto far alzare le persone dai divani e in particolare i giovani. Non a caso una nostra priorità è stata la scuola. Nello scorso anno scolastico abbiamo coinvolto 1.700.000 bambini, non era mai successo nella scuola, erano 6 le federazioni coinvolte, oggi sono 34. Ed è importante un cambio culturale che si sta registrando nella cittadinanza. Ci sono dei dati oggettivi, non discrezionali, della Commissione europea, dell'Eurobarometro, che ci dicono che non siamo più il quinto paese più sedentario d'Europa. Questa era una zavorra, un dato inaccettabile, ed è il motivo perché è nato Sport e Salute. Oggi, dopo 2 anni e mezzo, anche con la pandemia, siamo l'undicesimo paese, siamo a metà classifica, quindi significa che è passato un cambiamento culturale che ha riguardato tutti i cittadini del nostro paese. Questa è la 27esima tappa che Sport e Salute fa per promuovere in tantissime città italiane. La prima è stata a Torino, 25 di giugno, ero presente. Come si dice, la prima e l'ultima, e speriamo che insomma sia soltanto diciamo, il primo blocchetto di tanti, per promuovere lo sport di base, il corretto stile di vita, per avvicinare le persone allo sport, perché non basta mai. Siamo convinti che insomma, tutti conoscano le ASD vicino casa, siamo tutti quanti convinti che le famiglie capiscono quanto è veramente importante, quindi ci vogliono un po' i big che hanno fatto la storia dello sport, ma che adesso in chiave da genitore è più facile promuovere in realtà quello che succede. Ovviamente questo è uno scenario pazzesco, Piazza del Duomo, però insomma, sono state tante le città toccate e speriamo che insomma, possa continuare così. Ah, eccolo che scatta.
Sempre di più dobbiamo far capire alle persone, magari in questo caso ai bambini, ai giovani, ma non solo, che lo sport fatto nella maniera giusta, nei tempi giusti, nei modi giusti, è una opportunità per star bene con noi stessi, con gli altri. E in Italia, secondo me, siamo molto bravi a fare lo sport di alto livello e dobbiamo essere un po' più bravi a fare questo tipo di sport. Il progetto di Sport e Salute in qualche modo va in questa direzione e quindi, nel limite del possibile, credo che sia giusto sviluppare e portare avanti questo tipo di impostazione, di idea. E Sport e Salute è stato nei mesi scorsi un bellissimo incontro fra i grandi campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano e internazionale e i giovani che si avvicinano adesso alle discipline sportive. E di questi temi continueremo a parlare anche con storie molto toccanti nella seconda parte di questa trasmissione. Ci vediamo dopo la pubblicità.